L'audio dell'autenticità però, Henry, sei, capito? Un momento più qua, ecco. Toglimi l'audio, sono Viviano, registra. Allora, facciamo noi. Ci siamo, ragazzi? Sì, dai. Forza. Sei? Allora, forza Viviano. Non lo so. Non è andata benissimo per la Samp, però il campionato, il vostro campionato resta davvero di altissimo livello. Sì, fino adesso sì, però purtroppo, come tutti ben sapete, nel calcio si guarda sempre quello che succede negli ultimi giorni, quindi adesso dobbiamo rimetterci in carreggiata e pensare a quello che è il nostro fine di campionato, perché possiamo rischiare di compromettere tutto, invece se torniamo a fare quello che sappiamo fare, possiamo continuare a fare questo splendido campionato. Ci racconti un po' la tua disavventura in occasione del gol di Manolo Gabbiadini? Poco da raccontare, sono rimasto un po' diciamo sorpreso dalla deviazione, non ho fatto il tempo a arrivare con le mani, ho fatto il più classico degli errori, ma come ho detto per la squadra, io per primo c'è da resettare e pensare che al di là di quello ne abbiamo presi altri 4 e che mercoledì c'è un'altra partita e se vinciamo probabilmente rimettiamo a posto. Senti, risultato più che strameritato da parte del Napoli, per un portiere prendere 4 gol insomma. Sì, ma io ho sempre detto 4, cioè preferisco prenderne 4 tutti insieme e non prenderne per 4 partite neanche uno. È una partita che abbiamo sofferto tanto, ma il Napoli è una grande squadra, lo dimostra settimanalmente, quindi è normale che magari noi potevamo fare meglio, ma bisogna anche dare merito da pensare. Senti, ti posso chiedere il gol più bello che hai visto stasera? Il secondo di Higuain è stata un'azione favorevole. Tra parentesi, secondo me Higuain è per il distacco miglior giocatore del campionato. Senti, lotta Champions League è riaperta, 3 squadre in 3 punti, anche la lotta per l'Europa League è molto aperta. Qual è la tua favorita innanzitutto? Ma io credo che Napoli ha grande possibilità di poter raggiungere il traguardo, perché sta andando bene, sta andando su entusiasmo e ha giocatori importanti. Per l'Europa League speriamo noi, ma abbiamo adesso 3 punti di vantaggio, ma abbiamo tutto nelle nostre mani, perché essendo in vantaggio sappiamo che se vinciamo teniamo il ritmo, arriviamo noi. Mihanovic potrebbe essere l'uomo giusto per una piazza come Napoli? Sicuramente il mister è un grande allenatore, poi tutto questo lo può dire il campo. Io purtroppo di lavoro non faccio il mago, so sicuramente che lui ha le qualità per far bene qualcosa. Speriamo che rimanga con noi. Ok, grazie Viviano.